Buon salve a tutti, io sono Roberta e benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 1° di settembre e tutti sappiamo cosa vuol dire. Fin da quando siamo bambini sogniamo il 1° di settembre di prendere il treno per andare ad Hogwarts, la scuola di magia più famosa al mondo. E dopo decenni dall'uscita dei libri, dei film, della nostra lettura e visione di questi contenuti multimediali, noi siamo ancora lì a fantasticare ad occhi aperti su tutto questo il 1° di settembre. E quindi volevo dedicare a noi eterni bambini questo video. Parlano di magia, sì, ma nel mondo di Harry Potter. In maniera però un po' peculiare, nel senso che proprio parleremo di divinazione. Infatti, la protagonista di oggi sarà Sibilla Kuman. Prima di cominciare però volevo dirvi un'altra piccola cosa. Sebbene oggi non sia il compleanno del canale YouTube, è comunque una data a me molto molto cara. Infatti il 1° settembre 2015 viene alla luce il progetto Pinocchio, quindi per me comunque oggi è un piccolo traguardo. Ma a parte questo, dedichiamoci al tema di oggi. Sibilla Kuman è la professoressa di divinazione di Harry Potter e noi la vediamo molto spesso nei libri e nei film come personaggio in secondo piano, mentre per la trama lei è molto importante, perché infatti è lei l'artefice delle profezie che gravano proprio sul nostro personaggio principale Harry Potter. Questa donna ci viene sempre presentata come una persona non sciatta, ma che ama avere un alone di mistero intorno a sé e può incarnare l'ideale di fattucchiera che noi abbiamo. Quindi quella tipica donna che noi ci immagineremmo leggere i tarocchi per strada alla gente, oppure avere un tendone in cui legge la sfera di cristallo agli innamorati. La stessa Rowling ci dice che ha pensato questo personaggio in questa maniera proprio per far vedere ai bambini che la magia del nostro mondo contemporaneo è in realtà farlocca e quindi voleva renderla un esempio in negativo. Ed è per questo anche che Sibilla Kuman fa spesso profezie che si dimostrano infondate. O forse no. Infatti la Rowling è solita dire cavolate sui propri libri e i fan sono riusciti a smentire gran parte di queste cattiverie dette verso Sibilla Kuman. Ma andiamo con calma. La prima cosa che vorrei farvi notare è che lei si chiama Sibilla Kuman in italiano, quindi va a ripescare la figura della Sibilla Kumana, sacerdotessa di Apollo, che era solita fare profezie. Ed era molto conosciuta perché le sue profezie erano giuste. Il nome in inglese invece è Sybil Trelawney, che viene da un libro, Una danza per la musica del tempo, in cui il dottore con lo stesso cognome è appunto un veggente, una sorta di profeta. Ma la ragione per cui la professoressa Kuman non viene mai presa sul serio la si deve alla sua trisavola, che si chiamava Cassandra. Questo nome è un tributo alla profetessa Cassandra di Troia, che però, subendo uno stupro, venne maledetta e quindi tutte le sue profezie, sebbene fossero giuste, in realtà non venivano credute da nessuno. Allo stesso modo, la Sibilla Kuman possiede certamente il dono dell'occhio interiore, o come viene chiamato in italiano, seconda vista. Ma la gran parte delle persone tende a diffidare dalle sue profezie. Pensiamo ad esempio a quando lei predisse che qualcuno avrebbe lasciato il gruppo prima delle vacanze pasquali. E poi, proprio prima delle vacanze pasquali, Hermione Granger lascia la classe di divinazione in maniera permanente. Mia cara, dal primo momento che hai messo piede nella mia classe, ho avvertito che tu non possedevi lo spirito adeguato alla nobile arte della divinazione. Tutti all'inizio avevano riso di questa strana profezia e poi invece si era avverata. Un'altra possibile spiegazione che ha degli esempi lampanti è il fatto che Sibilla Kuman avesse certamente il dono dell'occhio interiore, ma non quello dell'interpretazione. Infatti Sibilla si vede per ben due volte avvertire i personaggi di qualcosa che stava per succedere, che loro temevano, ma sbagliare il senso dell'interpretazione. Per esempio la professoressa dice a Lavanda che il 16 di ottobre sarebbe successa la cosa che più temeva in assoluto e quel giorno proprio morì il coniglietto appena comprato di Lavanda. Hermione a quel punto dice che la Sibilla aveva sbagliato perché Lavanda di certo non poteva temere che un coniglietto così piccolo potesse morire, ma quello che nessuno sa è che quella notte proprio si era introdotto qualcuno che tutti temevano all'interno delle mura di Hogwarts. Un'analoga situazione la troviamo quando la professoressa avverte Potter del gramo. Tu hai il gramo. Il grano, proprio il grano. Non il grano, idiota, è il gramo. Assume la forma di un cane fantasma gigante, uno dei presagi più scuri del nostro mondo. È presagio di morte.
L'interpretazione quindi che lei dà è che la vita di Harry Potter era in pericolo per colpa del gramo, ma in realtà la vera interpretazione è che un Animagus era nelle vicinanze e si sarebbe presto palesato. Vediamo quindi come l'interpretazione che la Sibilla dà è erronea, ma non la divinazione stessa. E ciò secondo me è molto peculiare ed è proprio questo che mi ha dato lo spunto per il video. Infatti molto spesso le persone mi contattano perché fanno delle letture divinatorie il cui risultato sembra non essere quello letto dalla persona. E quindi mi si viene a chiedere, ma i tarocchi funzionano davvero, il pendolo funziona davvero, piuttosto che la carta astrale o altro? E io non ho una vera risposta per tutto questo, perché ovviamente la spiritualità è personale e c'è chi ci crede e chi non ci crede, ma talvolta, molto molto spesso, è la maniera in cui noi ci facciamo influenzare dai fattori esterni che ci fa leggere una cosa piuttosto che un'altra. Proprio per quanto riguarda le carte astrali, anche la professoressa Kuman fa un errore del genere quando parla di Harry che ha una forte influenza di Saturno e che quindi molto probabilmente è nato a metà inverno. Questo ovviamente non è vero perché Harry è nato a luglio, quindi al massimo a metà estate, ma ciò che nessuno dei due poteva sapere al tempo e che rende vera questa interpretazione di Saturno e della metà inverno è che Harry è un Horcrux di Voldemort, che è nato proprio a metà inverno. Quindi secondo me è particolarmente significativo il fatto che questo personaggio, sebbene fosse pensato come un personaggio non in buona luce, quindi in cattiva luce, che sbagliasse sempre quello che deve dire, in realtà è un perfetto specchio di quello che succede nella pratica moderna. Il fatto che noi magari crediamo fortemente in qualcosa, ma la nostra mortalità e i nostri limiti ci fanno sbagliare l'interpretazione di dei messaggi che riceviamo. E quindi ho pensato che il 1° di settembre, il giorno in cui tutti tornano ad Hogwarts e ci si interessa alla magia, fosse bello poter rivedere un personaggio molto più simile a noi di quanto si possa pensare. Un personaggio che di solito viene preso sul ridere, viene messo ai margini di tutta la narrazione, e che invece secondo me è molto molto importante perché quello che dice effettivamente ha un senso e quindi ci spiega la narrazione della storia prima che tutto avvenga. Insomma, qualcuno che si sarebbe meritato un po' più di attenzione durante la lettura dei libri. Ma detto questo, ovviamente il video finisce qua, spero che questo video leggero vi sia piaciuto e che il treno sia abbastanza comodo. Buon viaggio verso Hogwarts, per oggi io vi posso solo ringraziare per tutto il supporto e il supporto. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Oppure a una lezione di divinazione con la professoressa Kuman. Fino ad allora, ciao ciao bimbi belli! Gnafo!